Ho sempre fatto cose che non sapevo fare per imparare a farle. Darsi tempo per trovare il tempo, imparare a muoversi e stare in equilibrio, fare in punta di piedi, riproporre suggestioni, sussurrandole nel tempo. Inevitabile che questo passaggio porti ad un aumento di consapevolezza, però non sai quanto questo viaggio durerà. Non saprai in anticipo quanto questo viaggio chiamato vita ti costerà in termini di tempo, risorse, fatiche, energie. Diventa così una scoperta di elementi negli elementi. Il fuoco vive della morte della terra e l'aria della morte del fuoco. L'acqua vive della morte dell'aria e la terra della morte dell'acqua. L'elemento che muore rinasce, così lo spirito. Cos'è che fa paura allora? Forse né fuoco, né terra, né aria, né acqua, ma solo l'elemento umano, spaventato nella corsa contro l'inesorabile scorrere del tempo. E vogliamo dominare il nostro tempo come ogni elemento, a scapito di ogni uomo. Tu lo sai. È una questione di scambi. Tutte le cose sono uno scambio del fuoco e il fuoco uno scambio di tutte le cose, come le merci sono uno scambio dell'oro e l'oro di tutte le merci. In fondo, guadagni troppo facili scottano nel corpo e nella mente, come marchio a fuoco creano tensioni. Sta a noi riconoscere per tempo, porvi rimedio. Rigenerati corpo e pensieri diviene una corsa in discesa contro il tempo per migliorare salute personale e collettiva. Ci liberiamo così, come petali nel vento, in un respiro profondo come l'universo, per raggiungere il nostro sole. Perché la nostra nuova energia è un sole che splende dentro. Quel sole non tramonta mai. È un abbraccio che avvolge per intero, come quello di un padre o di una madre. La terra è nostra eterna madre e donna, e come ogni donna fa, anch'essa dona qualcosa alla nostra ricchezza. Quando l'uomo è in sintonia con la madre, crea contatto divino, se ne prende cura e trova la meraviglia perché la terra fornisce abbastanza risorse per i bisogni dell'uomo, ma non l'avidità di ogni uomo. Vogliamo il giusto come frutto maturo di una terra dal sapore squisito e come frutto del nostro lavoro. Seduti, siamo capaci di mettere in pausa per poco il mondo. E una volta fatto questo, possiamo anche riflettere. Ma ancora meglio, possiamo ascoltarci. Possiamo ascoltare il nostro e l'altrui pensiero, quello che ci accomuna e che ci rende famiglia. La terra appartiene a una vasta famiglia di persone. Molte sono morte, alcune sono in vita, ma la maggior parte deve ancora nascere. Forse è tra quelle che possiamo ancora sperare. Forse siamo noi che dovremmo migliorare.
Anch'io, come molti altri, mi sono fermata, ma solo dopo essermi sentita stanca di essere quello che la gente credeva che io fossi, sentendomi sfiduciata, persa, intrappolata dalle pressioni degli altri, sentendomi fuori luogo o contesto, senza risorse, senza energie, sentendomi fallita, sbagliata. Avevo smesso di essere me. E lo scorrere di immagini, eventi e situazioni mi ha resa insensibile a tutto. Un giorno qualunque, poi, davanti al solco dell'evidenza, ho trattenuto il fiato. Dietro le nubi di guerra c'è un'umanità sotto le macerie. Desolazione ai piedi di milioni di generazioni. E in quella guerra più sottile, tanto interiore quanto esteriore, ma che viene percepita solo entro certi confini, ci ritroviamo tutti, chi più, chi meno. Attraverso un ascolto profondo, poi, un nodo si è sciolto. È stata un'innovazione e liberazione dal respiro. Una luce che abbaglia in mezzanotte, un faro. C'è in ogni dove un faro con la fiamma sempre accesa. Lenisce ogni tuo viaggio. Se non lo trovi là fuori, allora è dentro di te. Ed è così che questa forza inizia a crescere lenta dal cuore del tuo essere, ritrovando così un contatto nuovo di comprensione, rigenerazione, di collaborazione. Ogni bene sgorga dal cuore della terra. La sua anima è per ogni forma di vita. E scorre fluida, come acqua, verso l'esterno per elargire l'antidoto ad ogni veleno. Se tutti gli uomini avessero un'anima, da grande tempo non vi sarebbe sulla terra posto per le piante velenose, né per gli animali feroci. E lo stesso male avrebbe cessato di esistere. L'anima mantiene giovani le promesse affidandosi alla gratitudine per ciò che c'è qui, ora. Perché la gratitudine distende i volti segnati dal tempo o dal turbamento di problemi, di imprevisti, e inizia a farsi strada con il poco tempo che viene concesso. Tra 3 anni, o forse 3 giorni, 3 ore, potresti desiderare di aver iniziato prima a ringraziare per ciò che avevi. Non iniziare un'evoluzione o un cambiamento per paura di fallire è la peggiore delle battute d'arresto. Quando non c'è crescita è il vero fallimento. E allora è meglio fare. Se poi sarà uno sbaglio, sarà l'esperienza a dirlo. Ne farai tesoro. Pensa, nel futuro c'è già la traccia del tuo pensiero presente. L'immagine di questo pensiero prende forma attraverso ciò che sei pronto a mettere in discussione. Arriva puntuale, né prima né dopo. Basterebbe credere prima nell'essere, poi nel fare. Sperare nel visibile e nell'invisibile, nel cambiamento.
Il Dio è giorno, notte, inverno, estate, guerra e pace. Quando si mescola ai profumi e prende il nome dall'aroma di essi. E quando riusciamo a creare pensieri armonici, tutti i sistemi interni ed esterni, oppure gli opposti, si bilanciano per innovarsi e ci lasciamo sfiorare da energia positiva, messaggera di pace, in ogni strada del mondo. E sono cambiamenti impercettibili, fragili. Possono essere però coltivati e curati dalla volontà e tramutati in felicità interna lorda. Energie così sottili che si riconoscono in ogni forma di collaborazione e sinergia. Anche tra mondi che, in apparenza, sono agli antipodi, ma che mettono al centro l'essere umano. C'è un inizio ed una fine, anche per ogni crisi. Il tempo di comprendere. Allora tu, seguendo il flusso di questo momento presente, mutando, riposa. È il respiro del mare, del cielo, della terra, il battito dell'universo. Ogni giorno un fiore si apre, fiorisce. Sta a te notarlo. In ogni giorno c'è il seme del fiore di domani. E il fiore che si apre oggi è il frutto simbiotico dello spirito di Fabi. E siete voi. Tic, tac, tic, tac. Questo non è il ticchettio di un orologio, è il mio cuore, grato per questa esperienza insieme.